Questa storia dovrebbe far molto riflettere chi ha l'abitudine di seguire ragazze sconosciute per la strada. Trovare il carattere al personaggio non è facile. Lascialo parlare. Deve essere forte e non vuole cambiare idea, ma io non so. Ehi, guardala. Ero sicuro che l'avrei vista. Senti, dobbiamo andare a pranzo. Ah, non me ne importa. A te no, ma a me sì. Ma come fai a pensare a mangiare? Guardala, è un vero splendore. Ma io non la vedo. Laggiù, quasi all'angolo della strada, è quella ragazza con i capelli neri. Come fai a vederla da qui? Ho una buona vista. Io evidentemente no. Non troveremo più un tavolo libero, George. Vai avanti tu, ti raggiungo dopo. Io devo parlarle questa volta. Sono del centro statistico degli Stati Uniti e vorrei farle una domanda. Lei è sposata, fidanzata? Sono una che non vuole essere importunata, perciò se ne vada. Oh, grande risposta. Lo sapevo che non sarebbe stato facile con lei, ma ho voluto tentare lo stesso. Sì, la vedevo tutti i giorni all'ora di pranzo e cercavo disperatamente di raggiungerla per tentare di strapparle anche un solo salve. Salve. Salve, come sta? Ma salve. Ogni volta la perdevo in mezzo salve, a tutta quella folla. Salve, ancora salve. Mi dia 30 secondi e mi perderà ancora una volta. Stia attenta. Per poco non la investiva. Non è vero. Sono perfettamente capace di attraversare da sola. Oh, l'ho visto. Senta, io le ho appena salvato la vita, perciò mi sento responsabile della sua incolumità, almeno fino a dopo pranzo. Si aggrappi al mio braccio. Forse ho già incontrato persone insopportabili come lei, ma non riesco a ricordare quante. Ero sicuro che le sarei piaciuto. Può chiamarmi Joshua. Perché non prova a lasciarmi in pace? Non sarà sempre così scontosa, spero. Ho capito. È arrabbiata con me perché non le ho regalato niente al suo compleanno, vero? No. Non è così, vero? No. Aspetti un momento. Ma cosa fa? Ehi, amico, che cosa vendi? Ho di tutto, ragazzi. Va bene. Che mi dici di questo volto? Non accetterò nessun regalo. Ah, mi piace, lo prendo. Subito, lo faccio per questi ragazzi. Lo accetti, è di marca, funziona bene. Ascolti, se non compriamo nulla, finiranno sulla strada a rapinare belle ragazze come lei. Mi spiego? E questo lo mettiamo qua. Lei è completamente pazzo. Soltanto un po'. Guardi come le sta bene, no, guardi. Sì, carino, sì, senta. Io apprezzo la sua gentilezza, ma di lei non mi importa niente, capito? Non mi importa niente. No, lei è completamente antisociale. Questo non è corretto, non mi lascia nessuna possibilità. La deluderei se mi conoscesse bene. Correrò questo rischio, ho coraggio. Ora mi deve scusare, un appuntamento dal dottore. Davvero? Ha qualcosa che non va? Non mi dirà che è incinta. No, nulla di grave, ma mi lascia andare, io... Le chiedo scusa. Senta, è sempre piacevole avere qualcuno con cui andare dal dottore. Qualcuno con cui parlare sì, mentre si aspetta è là piacevole, fuori. Ma lei vorrebbe riprendersi questa gente. Mi ascolti. Oh, va tutto bene, non si preoccupi. Scusi. È infrangibile, esattamente come me. Hai qualche spicciolo? È il tuo giorno fortunato. È inutile sfuggirmi, ho deciso di seguirla fino in capo al mondo. La prego, per favore, non mi sto sentendo troppo bene. Si sente le ho le vertigini. Male. Davvero? Che... Tra poco starò meglio. Cosa vuole che faccia? Vorrei soltanto essere lasciato in pace. Accidenti. Non so, non la lascerò sola, stia tranquilla. Ci siamo, fate partire l'ambulanza. Mi dispiace. Oh, ma di che cosa? Di darle tutti questi problemi. Oh, non dica sciocchezze, per me è un piacere aiutarla. Qualcuno, chiami un'ambulanza, per favore. Ora tiri sulla testa. Ecco, adesso la metto giù, così, brava. Ha corteggiato la ragazza sbagliata oggi. Sorrida ancora, lo faccia per me. Ha bevuto qualcosa che le ha fatto male? Non avrei dovuto bere con Martini prima di pranzo. Specialmente senza di me. La prego, non mi lasci sola, Josh. Ecco, questa è un'idea veramente buona. Sono stato io a chiamare l'ambulanza. È arrivata in meno di 3 minuti. Ehi, non ti devi preoccupare di nulla. Ragazzi, venite qui. Stavamo parlando e all'improvviso si è sentita male. Ti aiuto. Io mi sono sentita strana per tutto il giorno. Stavo giusto andando dal dottore. Sono diabetica. In quale ospedale la portate? San Francisco. Bene, San Francisco, ho capito. Ehi, non so neanche il tuo nome. Cheryl. Cheryl, qual è il tuo cognome? Per favore, aiutami.
Ascolta, finirò di lavorare alle 6. Aiutami. E poi verrò subito da te, va bene? Lasciarmi da sola. Ehi, Stanley, oggi esco un po' prima, ho una mia amica all'ospedale. All'ospedale? Sì. Generalmente sono contrario a concedere questi permessi. Comunque vai pure da lei e in bocca al lupo. Ok, prendo il caffè anche a te. Come va, Doug? Bene, grazie. E salve, come va? Cerco una ragazza che è stata portata qui oggi nel pomeriggio, intorno all'una, l'una e un quarto. Si era sentita male tra la 52esima e la quinta strada. E come si chiama? Si chiama Cheryl. I degenti sono archiviati con il cognome. Cheryl è di media statura, ha occhi bellissimi e capelli neri. Il cognome non lo so. Se la cosa può esserle di aiuto, ho sentito che diceva agli infermieri dell'ambulanza di essere diabetica. Mi dispiace. Scusi. Qui da noi non c'è. Sono qui da stamattina e non è arrivato nessuno che risponda a questa descrizione. Mi dica, questo è l'unico St. Francis è ospite? Non l'avrebbero portata qui se si è ferita fra la 57esima e la quinta. Ascolti, non ho detto che era ferita, ho detto che era svenuta. Prenda con me quell'atteggiamento, l'avranno portata all'ospedale Roosevelt probabilmente. Ecco, prenda questo e vada a scocciare loro, eh? Il dottor Morrison... Grazie, molto gentile. Oh, mi scusi. E non riesco a leggere. Faccia uno sforzo. E non dimentichi qui le sue rose. Ci vediamo dopo. Può darsi. Sono per lei. Tu a che ora ti posso? Abbiamo ricoverato una donna soltanto oggi ed è circa sulla 60ina. Ma mi dica, è forse una sua parente? Sono un amico. Non proprio stretta se non sa nemmeno qual è il suo cognome. Mi fanno male queste cinghie, scioglietemi! Non gridi, potrebbe disturbare gli ospiti che dormono. Perché mi tenete qui? Voglio andare a casa. No, adesso è necessario che lei stia con noi. Quanti anni ha? È indispensabile che io sappia qual è la sua età. Che razza di ospedale è questo? Qui facciamo ricerche scientifiche come in nessun altro ospedale. Lei sarà una nostra cavia. Non ci credo, non è possibile. Preleverò il pancreas da un maiale. Ne ricoprirò alcune parti con una membrana che ho ideato. Dopodiché trapianterò il tutto nella sua milza, senza che lei senta il benché minimo dolore. Mi lasci! Mi lasci! Dimenticavo di dirle che i minuscoli fori permetteranno il passaggio del glucosio alle cellule beta. Sta svegliando tutti. Morirò. Sì, questo è possibile. Ci sono due probabilità su tre che lei abbia un rigetto. In questo caso, purtroppo, lei morirà. E le altre persone che sono qui? Subiranno un trapianto anche loro. Ma la prima sarà lei. Saremo pronti per l'operazione tra un paio di giorni. Buon riposo. Dei fumetti. Lei disegna dei fumetti. Beh, qualcuno deve pur farlo. Mi piaceva molto leggere i fumetti anni fa. Specialmente i classic comics. Al tempo del liceo. Sì. Ma la qualità oggi è troppo bizzarra, troppo strana. I nostri ragazzi si eccitano troppo con le scene di violenza, di sesso. Questi fumetti di oggi mi fanno paura. Lei si spaventa facilmente per essere un poliziotto. Le voglio raccontare una cosa. Una cosa che non ho mai
mai confidato a nessuno dei tanti che sono entrati qui dentro. Si sieda. Grazie. Ho avuto un attacco di nervi una volta. Davvero? Ci può giurare. Dopo tanti anni trascorsi in piena salute, mi ha colpito tutto a un tratto senza il minimo preavviso. Beh, questo è spiegabile. I poliziotti stanno sempre sotto pressione. So che alcuni si sono suicidati. Ho solo detto attacco nervoso. Io non ne ho mai avuto uno. No? Già, lei sembra una persona piena di salute. Dunque, ha qualche problema col suo lavoro? No, ma se non finisco 11 tavole per venerdì, li avrò. Questa è lei, tenente. La conosco. Già. Veronica Inarci. Assomiglia a Veronica. No, non le assomiglia. Veronica ha i colpi di sole. Beh, potrebbe farglieli fare. Ma per quale motivo dovrei farlo? Venendo qui, forse l'ha visto. C'è un poliziotto di là, della sezione omicidi, che assomiglia a Jacket. E si incazza da morire quando glielo faccio notare. Senta, tenente, pensa che riusciremo a trovarla, questa ragazza? Sieda. Sì. Allora, secondo lei, che cosa è successo dopo che l'ambulanza l'ha presa? Dove l'avranno portata? Non ne ho proprio idea. Forse l'hanno persa. Persa? Già. Si saranno fermati a un semaforo e lei è caduta fuori. Non mi fa ridere, tenente. Mi stia a sentire. Si rifarà viva. Le donne sono tutte uguali. Si rifanno sempre vive. Anche quando farebbero meglio a sparire. Tenente, potrei disegnarle l'ambulanza. Faccia come vuole. Che cosa vuoi? Non dimentichi che alle 4 ho un appuntamento. Come diavolo fai a saperlo? Hai frugato nella mia agenda. Com'è che ogni volta che ho una carie tu lo sai prima che io te lo dica? Non so di cosa stia parlando. Oggi scade l'assicurazione della sua macchina. Esci subito dal mio ufficio! Suppongo che lei stia disegnando. È quello che sto facendo, sì. Bel disegno. Lei è davvero molto bravo, complimenti. Grazie. Questa sembra proprio una vecchia dannata ambulanza. Sì, ti richiamo domani. Dove? Dove ho sbagliato? Non è stato molto convincente. Ah, capisco. E non è un buon osservatore. E neanche un buon testimone. Ehi, perché? Perché tutta la gente che incontro non mi prende sul serio? Mi dica perché. Aborda spesso ragazze per strada. Anche se a lei sembra una cosa terribile, sì. Sa, io non posso proprio farne a meno. Deve proprio averla colpita molto perché lei si dia così da fare. E con ciò? Con ciò, lei sembra meno pazzo di molti fanulloni lunatici che vengono qui. Grazie, molto gentile. Figuriamoci, molti di loro sono convinti di aver visto i marziani. Beh, lei non pensa che fossero dei marziani gli infermieri di quell'ambulanza, vero? Oh, sì. Che aspetto avevano quegli infermieri? Beh, sa, gente col camice bianco. La sola cosa che ricordo, i loro camici. Mille grazie. Sa, io mi chiedevo una cosa. Perché a una donna carina come lei è saltato in mente di fare la poliziotta? Come mai? Beh, crescendo in una città così, sentendoti sempre una potenziale vittima, nel momento in cui riesci ad avere un distintivo con un paio di manette e una pistola, all'improvviso non ti senti più tanto vittima, mi spiego? Ha mai ucciso qualcuno? No, ma sono sempre speranzosa. Ma che vuol dire che non può darmi per telefono queste informazioni? Ma che cavolo di ospedale è il vostro? No, non fa niente, non fa niente. No, non importa, la troverò da solo, sì. La ringrazio per l'aiuto. Hai perso qualcosa, Josh? Lei. Ah, questa sì che è una perdita. Sì, e di persona è molto più bella che in questo disegno. Sì, sono sicuro che è così. Vorrei chiederti una cosa, Josh. Cosa? Hai intenzione di lavorare questa mattina? Che servirebbe, Stan?
Ogni personaggio femminile che disegno finisce per assomigliare a lei. Già, lo avevo notato. Infatti penso che dovremmo parlare un attimo io e te. Ma non qui. Seguimi, ti prego. Ultimamente i tuoi disegni sono tutti troppo somiglianti. E poi sai, Josh, quando ti ho affidato l'ultimo lavoro, pensavo che tu l'avessi capito, che quella poteva essere una grossa opportunità per te. L'avevo capito. Invece no, perché tu stai sprecando questa chance per occuparti di quella ragazza. È così. Stan, ti ho mai deluso fino a questo momento? No. Notti, fine settimana, qualunque cosa occorresse. Ho sacrificato tutta la mia vita per questi dannati figli. No, ascoltami tu. Tu sei libero di pensare ai tuoi problemi quando sei lontano da qui, dal lavoro, va bene? Tu fa quello che devi fare e io continuerò ad avere stima di te. Tieni. Avete visto questa donna? L'avete visto questa donna? L'avete vista questa ragazza? Conosci questa donna? È sicura di conoscerla? Sì, è una mia amica. Uh-huh. L'ha fatto lei? Sì, perché non si siede? Come mai vai in giro con questo ritratto? Pensavo di raccogliere qualche mezzo dollaro. La smetta di scherzare. D'accordo. Cheryl non è venuta al lavoro negli ultimi giorni. E lei è preoccupata. Sembra che lei sappia molte cose che mi riguardano. Ah, grazie. Potrei avere una pina colada? Ah, sì, le porti una pina colada. Cheryl è diabetica, vero? Di solito non lo dice alla gente, specialmente agli estranei. A me l'ha detto, quindi non sono un estraneo. Grazie. Se Cheryl mi vedesse bere mi sgriderebbe. Sa, è stata per una coincidenza curiosa che facemmo amicizia. Era già molto tempo che lavoravamo insieme. Un bel giorno ho aperto il frigorifero dell'ufficio e c'era la sua insulina vicino alla mia. E se un estraneo avesse aperto il frigo e manomesso l'insulina? È talmente assurdo, chi l'avrebbe mai fatto? Forse qualcuno voleva farla sentir male e avere una scusa per chiamare un'ambulanza. Non tenti di spaventarmi? No, non voglio spaventarmi. Cheryl forse è già a casa. Chissà, forse è così. Sì che è così. C'è un telefono, proprio lì. Perché non prova a telefonarle? Va bene, d'accordo, la chiamo. Le monete? Non ha detto di voler raccogliere qualche mezzo dollaro? Già. Sono io. Mi dispiace crearti problemi, ma sono in pericolo. Devo vederti. Dovresti venire dopo le 8:30 alla rimessa delle carrozze dove lavoro. Non chiamare la polizia o renderai le cose più difficili. Era lei? Era lei o no? Me lo dica. No. Era un suo messaggio, non è così? Merda. Perché dovrei andarci da sola? Se vuole venga con me. Solo io e lei, niente polizia, d'accordo? Va bene, ho capito. Ma ora dove dobbiamo andare? Siamo arrivati. Dove siamo? Lavora qui durante i fine settimana. Raccoglie grosse mance. Mi sembra che un cocktail di gamberetti e un'ottima cotoletta mi diano il diritto di sapere il suo cognome. Adesso lei aspetta qui. Se Sherry vuole vederla, le farò cenno di venire. Va bene. C'è qualcuno qui? C'è qualcuno, mi sentite? Cheryl! Josh! Josh, aiuto! Sono qui! Josh! Aprite questa porta! Aiuto, Josh! A
adesso. Si calmi, come ha detto che si chiama? Joshua. Senta, signor Joshua, 3 o 4 volte al mese i teppisti irrompono nella stalla e fanno scappare i cavalli ed è follia andare in giro ad arrestarli. Mi vuole ascoltare, i teppisti non c'entrano niente con quello che è successo questa notte. Oh, ma davvero, chi pensa che c'entri allora? Guardi che qui questa notte è stata rapita una donna. Le hanno rapito la donna? No, non volevo dire questo. Signor Joshua. Senta, chiami il tenente Spencer al 33° distretto, ok? Gli racconti quello che è successo e gli dica che è ricomparsa l'ambulanza di Joshua, capito? Che cosa? Lasci perdere, lo chiamerò io da casa. Forza, Spencer. Chiamami, fa squillare il mio telefono, io risponderò, rispondi alla mia chiamata. Dai, squilla, trimpa il tuo lavoro, Spencer. Forza. Ti troverò, tesoro. Te lo giuro. Sono io, Patty, apri la porta, mi sento male. Mi sento male. È un pessimo aspetto. Patty, ho bevuto qualcosa che mi ha fatto male. Ora mi viene da vomitare, devo vomitare. No, non qui. Per una volta che mi hai portato a un concerto schifoso, ti senti in diritto di buttarmi la porta perché vorresti vomitare nel mio appartamento? Va bene. Ma tu hai bisogno di andare subito in ospedale. No, per favore, non chiamarli. Non devi chiamarli. Oddio, non chiamarli. No, non devi chiamarli. Patty, ti prego. Ne ho bisogno. Oh, mio Dio. Nasconditi. Luis, nascondimi. Non lasciare che mi prendano. Luis, ti prego. Ma perché una cosa presa? Sei drogato. Chiamato un dottore. Nascondimi. Cosa hai? Cosa hai preso? Stai male? Cosa ti è successo? Dimmi. Nascondimi. Chiamate un dottore, presto, portatelo via. No. Tenetelo calmo. Non voglio venire con voi. Chiudimi. Non voglio venire. No, lasciatemi. No. Una camicia di forza, presto. No. Bene, a quanto pare anche lei è vittima di un attacco di nervi. Tenente, lei è qui, lei è uno di loro. Sì, sicuro, per questo non voleva ascoltarmi. Lei li sta coprendo, giusto? È per questo che è qui. Certamente, caro Josh, ci siamo tutti dentro. È una cospirazione. Il personale dell'ospedale, il dipartimento di polizia di New York, siamo tutti gangsters. E mi prende in giro, vero? Questo è un ospedale vero, non è così? Ma certo, e lui è un vero infermiere bianco, e quella è una vera infermiera, e lei è un vero poliziotto. Mi ero sbagliato. È così? È così. Ma tenente, quei due gorilla, gli stessi due tipi, mi capisce? Lei è stato prelevato dall'unità di emergenza 53 e portato al Chambers General Hospital ed è rimasto privo di conoscenza nelle ultime 3 ore. Ora sieda, altrimenti cadrà. Ora mi ricorda. Ho rotto degli oggetti, non è vero? Non si preoccupi di questo.
Le sarà messo in conto. Grandioso. E spero che abbia un'assicurazione sulla salute. Oh, sì, certo. Quella del mio datore di lavoro, ex datore di lavoro. E mi auguro che copra le spese psichiatriche, perché lei andrà in neurologia per un bel po' di tempo. Tenente, va bene, va bene, va bene. Mi sono sbagliato per quanto riguarda l'ospedale, lo ammetto. Però non mi sono sbagliato su quei due gorilla. Sono certo che erano gli stessi due tizi. Gli stessi due tizi? Già. Ed è per questo che è agitato. Esattamente. Ragazzi, venite qua. Ok, testa calda. Sono loro due? Adesso non lo so più, tenente, ma giuro, ero convinto che fossero gli stessi. Non importa per qualche calcio, ma mandare all'aria tutta l'ambulanza. Toccherà a noi mettere a posto. Guardi, mi dispiace, veramente. Non fa niente. Le auguro di star meglio. Grazie. Andiamo. Bravi ragazzi. Aveva vomitato già, quindi non risultano tracce di veleno. Ehi, guardi, io lo so che hanno tentato di uccidermi, ok? Potrebbe averlo fatto lei stesso per richiamare l'attenzione. Ho parlato con la ragazza che abita di sotto. Patty. E ha detto che lei è un tipo solitario, che non esce molto, che non ha molti amici. Sono sicuro che non ha detto niente del genere. Molti pensano che lei sia strano, Joshua. Almeno questo è quello che ci hanno detto. Un ragazzo molto strano. Niente affatto normale. A lei come sembra? Non capisco perché si ostinano a mandare tutti i tipi più strambi al mio reparto. Ho capito, va bene. Voi non volete credermi, va bene. Mi lascerete almeno andare a casa, spero. No, non sarebbe prudente. Se qualcuno ha tentato di ucciderla, o se lei stesso voleva uccidersi, è meglio che sia sorvegliato. Tenente, ricorda quel pervertito che portò qui l'altro mese perché era ferito? Trovo che gli somigli molto. Perché non lo mandiamo alla neuro questa sera stessa, così me lo tolgo dai piedi? Cosa mi dice, Joshua? È stato lei a fare del male a quella ragazza? È uno di quei pazzi maniaci che uccidono le donne e poi vanno alla polizia a raccontare favole. Oh, sì, sicuro. Ho ucciso Cheryl e l'ho violentata. Sì, e indovini un po', non esiste nessunissima ambulanza. Lo tenga d'occhio. Guardi che io non sono un poliziotto, ma un'infermiera. E sia gentile. Lo sa, lei è veramente carina. Mi ascolti, non voglio altri problemi da lei questa sera. Altrimenti le darò qualcosa che la stenderà per 24 ore e si sveglierà con il peggior fottuto mal di testa che abbia mai avuto. Cosa ho fatto di male per meritare tutto questo? Ho avuto una giornata dura oggi. E ora sto pensando a una bella nottata piena di calma e di tranquillità. Quindi, se ha bisogno di qualcosa, cerchi di non farmelo sapere. Mi comporterò come fossi morto. Ha un bel caratterino. Vogliono uccidere anche me. Chi? Chi? Il gran figlio di puttana del dottore e quella orribile infermiera. Ecco chi. Se non riesco ad uscire da questo ospedale, presto sarò morto. 9 anni che non vedevo uno stramaledetto dottore e mi sentivo benissimo. Poi ho lasciato che mi portassero qui e ogni giorno mi sento peggio. Perché è ricoverato? E chi diavolo lo sa? Loro dicono che è il cuore, io dico un'indigestione. Andavo sempre a mangiare nel mio bel ristorantino. Non te lo vanno a chiudere per aprire un ristorante cinese? Fin quando la mia assicurazione pagherà, questi figli di puttana non mi lasceranno andare via. Io mi scuso con lei, forse poco fa l'ho svegliata. Ma sta scherzando? Ascoltavo tutto ciò che diceva. Per una volta sono stato fortunato. Lei è un caso interessante. Che cosa intende esattamente per caso interessante? Un pervertito omicida come compagno di stanza. Questa per me è una grande fortuna. Lei mi potrebbe raccontare la sua storia nei minimi particolari. Questo è un mondo di pazzi, fra un po' lo sarò anch'io. Sì, la metteranno in manicomio se ha ucciso la ragazza, come ha detto il poliziotto. Non ho ucciso nessuno io. Ah. Posso? Prego, si accomodi. Ehi, ti togli un gran peso dalla coscienza se ti confidi con me.
Cosa dovrei confidarle? Raccontami i dettagli su come hai ucciso e sepolto la vittima. Dopotutto dividiamo la stanza e ho diritto di sfruttare io questa storia. Per me significherebbe molto. Sarò sincero con te, ormai ho una certa età e quelli stanno cercando di farmi fuori. I risultati delle mie analisi dicono che sono sano come un pesce e hanno deluso il mio editore, che mi aveva prenotato un posto al cimitero sperando di liberarsi di un giornalista come me che sa il suo mestiere. Mi sbaglio, lei mi sta dicendo che è un giornalista? Ah, il migliore. Potrei farle fare un grosso articolo, ma non lo pubblicherebbero mai. Vabbè, proviamo. Va bene. C'è un'ambulanza. Un'ambulanza? Che rapisce gli abitanti di New York e nessuno riesce più ad avere notizie di loro. Un'automobile che all'improvviso diventa un veicolo di morte. Mi piace molto di più la storia del maniaco squartatore omicida. Farà vendere un'infinità di copie. Senti, perché non torniamo a quella? Ok, vaffanculo e scendi dal mio letto. Vaffanculo? Adesso perché mi dici vaffanculo? Non ho detto che non ti voglio ascoltare. Ho detto che avrei preferito ascoltare qualcosa di più personale, come ho ucciso 3 ragazze a New York in un solo giorno. Questo è un titolo che fa colpo. Ma sta calmo. Non mi devi insultare per questo. Non mi hai ancora detto come ti chiami. Elias Zaccaria. Elias Zaccaria. Sì, un nome lungo, ma fa impressione sotto gli articoli. Ci scommetto. Ma cosa fa fuori da lì? Il nostro infaticabile Angelo Custode. Mi dica, quanti pazienti ha rianimato oggi, cara signorina Feinstein? Non lo verrà mai a sapere. Mi ha spiato? Ho già compiuto 73 anni. Ho sbirciato abbastanza. Si rimetta nel suo letto. Sì, lo farò, ma a patto che non venga anche lei. Che cosa fa? Avrà bisogno di questo per dormire. Il suo compagno di stanza parla troppo. Faccio di peggio, io russo. Dannato cibo cinese. Io ho finito il mio turno. Sono tutti vostri. Salve. Ho ricevuto l'ordine di accompagnare uno dei pazienti all'altra ala dell'ospedale, al reparto Bellevue. È un po' tardi. Comunque mi dia i documenti. Oh, sì, beh. Ecco, il supervisore del turno di notte ha tutto. Ci vuole molta pazienza da parte sua per stare dietro a tutti i malati. Sono felice di rendermi utile al prossimo. I miei malati mi adorano. Ne sono sicuro. Evidentemente sono ancora in pausa. Tutto quello che sanno fare in amministrazione è prendersi pause mentre io sto qua con i malati. Vuole una tazza di caffè mentre aspettiamo? Oh, grazie. Molto gentile. Mi trovo a disagio in ospedale. Ho paura di beccarmi qualche malattia. È atteso urgentemente al pronto soccorso. Il dottor Jones è atteso urgentemente. Lei ha un gusto raffinato per i gioielli. Ma è una targhetta di identificazione ospedaliera. Lo so, ne ho già viste molte. Mi andava solo di scherzare un po'. No! Sono sveglio e sto ancora russando. Ma non sono io. Oddio. Ma è lui. Ehi, ma che sta succedendo qui? Lo dobbiamo portare in un'altra stanza. Ma perché? Cosa c'è? Che cosa c'è che non va in questa stanza? Ma che diavolo sta succedendo? Ehi!
che diavolo sta succedendo? Ma che diavolo sta succedendo qui? Ehi! Che state facendo, ragazzi? Sto parlando con voi! Ehi, non gridi, faccia silenzio, questo portando? È un ospedale! Non dica a me che questo è un ospedale! Non lo dica a me, io no, fermo. So bene dove mi trovo! No, ma io l'ho fatto, omicidio in giudizio! Uscite tutti fuori, c'è il fuoco! Al fuoco! Al fuoco! Salviamolo! La potete pure prendere, tenetevela pure! Ma che sono? Ehi, tu! Fermo! Ma chi è? Ma tutto bene! Ma che sono? Ma cos'è che questa cosa? Mi dispiace, ma non posso rimetterti io a letto. Ho una vecchia ernia da più di 20 anni. La posso fare da solo, ma perché mi stai portando in giro su questa barella? Ti volevano rapire. Mi volevano? Volevano rapire. Togliermi quest'ernia, ma io le ho mandate a quel paese. Si può vivere anche con un'ernia, se ne vadano al diavolo loro e il bisturi. Coerente quando parli, chi mettiti a letto, rapire, mettiti chi... a letto, avanti. Stanno arrivando. Avete visto la signorina Feinstein? Nella guardiola non c'è. Ehi, ma perché ci sta svegliando? Già, perché ci sta svegliando? Già, non sapete badare da soli al vostro personale. Lei non avrebbe mai lasciato la sua corsia. Forse è scesa di sotto a vedere l'incendio. Non c'è nessun incendio. Incendio? Siete usciti dalla stanza? Ehi, come mai non ha più la flebo? Beh, forse gli si è sfilata mentre dormiva. Ma che c'è adesso? Sono diventato la sua balia? Voi avete messo un pazzo omicida nella stanza con me e ora pretendete che gli stia anche attento? Non spererà che io usi un ago nuovo, vero? Oh. Se pensa che non sono stato bravo adesso, mi rifarò con la puntura di domani mattina. Scommetto che ho un tocco molto delicato. Adesso fate silenzio e dormite, altrimenti metterò un cuscino in faccia a te e poi farò lo stesso con te, ok? La ringrazio, molto buono. Non cerchi la signorina Feinstein. Sono sicuro che è andata a divertirsi fuori con qualche medico. Non se ne sarebbe mai andata senza la sua insulina. Un minuto. Ha detto insulina? La signorina Feinstein è diabetica. Sì. A me quell'infermiere fa venire i brividi. Elias, l'infermiera è stata presa perché è diabetica. Forse l'hanno portata via perché poteva riconoscerli. Ed è solo perché ho fatto un gran casino che non hanno portato via anche noi. Sai, devo essere drogato marcio, stai cominciando a piacermi. Oh, grazie. Proprio quello che mi ci voleva, un complimento da un ragazzino. Grazie tante. Ma certo che ti piaccio, ti ho appena salvato la vita. Hai ragione. E ti toglierò da questa gabbia di mare. E come? Loro cambiano i turni verso le 4:30 del mattino. E allora? Io e te cerchiamo di raggiungere l'altra ala del palazzo e da lì lasciamo questo obitorio puzzolente per sempre. D'accordo, ma mi servono dei vestiti. Vestiti? Sì. Va bene, non c'è problema, vado a fare shopping. Shopping? Sì, c'è un ragazzo nell'altra stanza con un bel vestito. Credo proprio che abbia la taglia 48, sarà perfetto per te. Sì, la mia taglia. Adesso, andiamo. Povero me, che disgrazia! Oh, papà, lo sapevamo che se ne stava andando, lo sapevamo. Donna, lo sapevamo, papà, coraggio, 41 anni ha cucinato per me. Certo, certo, sì, era una gran donna, certo. Sì, basta così, andiamo. Avrei dovuto almeno sposarlo. Andiamo. Forse dovevamo lasciare un biglietto e denunciare il rapimento della signorina Feinstein. La città domani leggerà questa storia sui giornali. Senta, ci porti al New York Post. South Street, vicino al fiume. Per una volta questi dannati computer del giornale serviranno a qualcosa. Sì. Ci diranno esattamente quanti diabetici sono scomparsi qui a New York. Bene. Ma la pubblicheranno questa storia? Oh, andiamo, non hai nessuna fiducia in me? Non mi sono comportato bene fino adesso? Senta, va bene qui. Venga pure il resto. Dimenticavo questa entrata, la chiudono presto per motivi di sicurezza. Cosa facciamo adesso? Andiamo all'ingresso degli impiegati. Ehi, Elias. Che c'è? È quella l'ambulanza. Ma che ci fa? Cosa pensi che ci faccia? Probabilmente ci stava aspettando. Se ci stava aspettando, noi siamo arrivati. Ormai in questa storia ci sto dentro fino al collo e voglio andare Elias, in fondo. Vieni, non avrai mica paura. Cammina, andiamo, voglio vederci chiaro in tutta questa faccenda.
qui intorno ci dovrebbero essere quei gorilla vestiti da infermieri, perciò facciamo bene attenzione. Beh, d'accordo. Dai, avviciniamoci, guardiamo dentro. Sì. Non c'è nessuno lì. No, non c'è nessuno. Ma devono essere certo qui intorno. Sì, devono stare qui vicino. Senti, pensi di poter convincere quel pazzo di tenente che conosci a venire fin qui? Sì, forse sì. Guarda, c'è una cabina telefonica all'angolo della strada. Tu cerca di convincerlo, io resterò qui e farò una... No, Elia, se noi resteremo macchina. Insieme, va bene? Eccola qua, la porto sempre con me. Ma è un ferro vecchio, funziona ancora. Ma stai scherzando? Questa è una delle più grandi macchine fotografiche di tutti i tempi. Ma togliti, non voglio fotografare te, ma l'ambulanza. Ma che li ha presi? Non capisco. Senti, andiamo ancora. Una volta ho scattato una foto a Louis Lepic il Bullcord legato alla sedia elettrica con questa macchina. Ma che diavolo le sarà successo? Non ho neanche una monetina, tu ne hai? Sì. Questa storia mi sta costando caro. Ah, certo, sì. Ma lo sai il numero? E tu cosa dici? L'ho fatto soltanto 25 volte. E Jetson 28553. Tutto bene, sta squillando. Pronto? Devo parlare urgentemente con il tenente Spencer. Sì, mi conosce, io mi chiamo Joshua Baker. Va bene, un attimo lo cercano. Ah, sì, ok. Pronto? Pronto, Spencer? Mi sembra lontano milioni di chilometri, dove sta? Mi hanno passato la telefonata in macchina. Sto in giro a cercarti. Non dovevi scappare dall'ospedale. Ah, sono diventato un caso importante. Ora mi prende sul serio. Ah, bene, bene. E di quell'infermiera che è scomparsa, che cosa ne sai? Come? Spencer, non la sento più bene. Bene, non sarai entrato funziona. In un tunnel per caso? Ehi, ragazzo, la mia macchina Ascolti, fotografica noi ci troviamo funziona. Nelle vicinanze del New York Post. Lei dove si trova? Beh, adesso sono vicino all'Inside Drive. Posso arrivare lì da voi tra 6 minuti. Perciò non muovetevi. Dovete aspettarmi lì. Quell'ambulanza è qui. Perciò chiami rinforzi, ne faccia venire molti. Non ho bisogno di rinforzi per sbatterti dentro. Spencer, non sono io il problema, ma non l'ha capito. Vaffanculo, mi si è inceppata ancora. Ma che fortuna. Stavamo giusto cercando di te, lo sai, nonnino. Sì? E io stavo cercando quell'infermiera. Ehi, hai cambiato divisa da quando ci siamo visti all'ospedale? Il tuo caro compagno di stanza dovrebbe essere qui in giro. Su, avanti, dimmi dov'è. Ma scherzi? Non penserete certo che vi renda la vita facile, ragazzi. Coraggio, la macchina fotografica. La macchina? Guarda. Ehi, non vale neanche un centesimo. Non capisco a che cosa ti serve. Non vorrai certo fotografare questi brutti musi dei tuoi compagni. Comunque davvero un ferro vecchio. Non ha nessun valore neanche per me, hai visto? Ehi, ma dove vuoi andare? Beh, sapete, da bambino nuotavo sempre in questo fiume. Ehi, ragazzi, facciamoci una bella nuotata. Avanti, forza, facciamoci una bella nuotata tutti insieme. No, forse è meglio di no. No, almeno per una volta nella sua vita, non faccia di testa sua, non venga da solo, per favore, ha capito? Senti, ragazzo, non dirmi come devo fare il mio lavoro. Coglione. No. No. No, Elias. 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 Gran figlio di puttana. Mm.
tubo, cazzo. Scendi, avvicinati lentamente. C'è un paziente a bordo che ha avuto un arresto cardiaco. Voglio vederlo. Apri lo sportello. È una fortuna che lei è qui, così ci può scortare l'ospedale. Già, è proprio una fortuna avermi incontrato. Vieni qui, dove posso vederti meglio. Proprio qui. Bene, tirate giù la barella. Potrebbe costare la vita a quest'uomo, lo sa? Una dannata vecchia ambulanza. Fate piano. Voglio vedere bene le vostre mani. Avanti, sul tetto della macchina. Signore, è la polizia. Signore. Via, presto! Chi è? Sono l'agente Melloy. Che cosa vuole? Apra la porta, Josh. Che ci fa qui? Lei ha lasciato una dozzina di messaggi per il tenente Spencer. E allora? Allora, io ho letto i suoi messaggi. Davvero? Sì. E lui ne è al corrente? Ha chiamato il comando, all'influenza. Sì? Sono andata nel suo appartamento. Sì. Vive da solo ed ero preoccupata per lui. Sì. E non c'era nessuno a casa. Sì. Allora sono tornata al comando. E ho letto i suoi messaggi. Una volta sono stato con una ragazza come lei. Leggeva sempre la mia posta. Uno dei suoi messaggi, Josh, diceva: perché non si è fatto vivo l'altra notte? Che cosa voleva dire con questo? Volevo dire che mi sono stancato di essere considerato pazzo. Lei crede che lo sia? Questa roba è sua, vero? Ne sono sicura. È opera sua. Tra tutti i disegni che sono qui, come fa a sapere che quelli sono miei? Eh? Hanno qualcosa di strano. Strano? Cosa hanno di strano? Sono storti. Storti? Sì. Scrive anche le parole dei fumetti. Niente dialoghi, solo disegni. Aspetti, ho qualcosa per lei.
Ok, guardi qua. Finalmente abbiamo anche una foto. Dan, da, dan, da. Ancora quell'ambulanza. Ancora quell'ambulanza. Ma non si riesce a leggere il numero della targa? Beh, è stata scattata da un uomo anziano con una vecchia macchina. Di chi parla? Del signor Elias. Il signor Elias, e chi è? Un mio amico stava cercando di aiutarmi. Un'altra persona scomparsa. E lei come lo sa? Tutti quelli che incontra scompaiono. Questo non è vero. Anche Spencer. Ma se non ha fatto altro che ignorare? Probabilmente no. Allora perché non denuncia la sua scomparsa? No, non posso farlo. Perché no? Spencer ha avuto dell'amnesia ultimamente. Amnesia? Sì, è una vita stressante la nostra. Perché lo cercava, Josh? Cercavo di parlare con Spencer per dirgli che Cheryl e la sua amica e quell'infermiera hanno una cosa in comune. Sono tutte diabetiche. Cosa c'entra questo con l'ambulanza? Mi spiego. Chiunque può comprare un'ambulanza di seconda mano, verniciarla, metterci su due tizi col camice bianco e mandarli in giro per New York indisturbata, caricando su che cosa? Diabetici. Già. Dov'è il telefono? Laggiù in fondo. Ora mi prende sul serio, non è vero? Sì. Finalmente. Va bene, deve premere il 9, attendere il segnale di libero e poi fare il numero. Grazie. Cercheremo l'ambulanza innanzitutto. Pronto? Chiamo a nome del tenente Spencer del 33° distretto di polizia. La chiamo perché abbiamo urgente bisogno di rintracciare un'ambulanza. Immatricolata probabilmente tra il 65 e il 75. Una Cadillac rossa con strisce bianche sulla fiancata. Potrebbe essere stata riverniciata, forse è stata usata per un omicidio. Ehi, grazie per l'aiuto. È facile cavarsela con un grazie. Allora potrei farle un regalo. Sarebbe corruzione. Sì. Grazie. Non lo faccio mai più. Perché? Perché stava pensando a Cheryl. Ha chiuso gli occhi e ha pensato di baciare lei. Ma non è affatto vero. Perché è sempre così sospettosa verso tutto e tutti, eh? Sono un poliziotto. Quindi mantenga le distanze. Ah, già dimenticavo, la sua aspirazione è uccidere qualcuno. A lei non spererei comunque. Grazie. Mi tolga una curiosità, dove tiene la pistola? Eh? Ah, sì. Aspetti, aspetti un attimo, che non ho da scrivere. Ecco, tenga. Sì. Five West, sì, bene. Abbiamo un'indicazione. Ehi, senta, per favore, senta. Ha visto questo furgone? È un'ambulanza. L'ha vista? Senta, può controllare, per favore? No. Mi faccia questo. No, non l'ho mai vista. Non so niente. Vai via. Sì, sì, controlla, grazie, sì. Ehi, ehi, ma che cazzo fai? Stava venendo addosso. Fanculo. Che posto mi sono voluto affacciare, sono tutto pieno di fango. Via qua. Sì. È $5. Ne ho bisogno per 5 minuti. $1 a minuto. Ufficio del tenente Spencer, mi dica. Salve, bellezza, sono alla quarta discarica. Mi sembra che ci siano molte cose interessanti qui. Hanno comprato una vecchia targa venduta al dottor Rothstein, Tompkins Street, numero 12, Manhattan. Si tratterà di un indirizzo falso, ma controllerò. E non chiamarmi più bellezza. Lo odio. Nessuna notizia del tenente Spencer, non si è ancora visto. Il capitano teme che abbia tentato di uccidersi ancora una volta. Tentato di uccidersi ancora una volta? Sì, l'averti conosciuto non l'ha guarito dalla sua depressione. Ascolta, sarò al distretto tra un'ora. Voglio esserci quando beccate quei figli di puttana dell'ambulanza. Hai il tuo giorno fortunato, Joshua. Cazzo, questi da dove spuntano? Proprio adesso dovevano venire a rompermi i coglioni. Ragazzi, dovete telefonare. Io ho finito, giusto il tempo di chiamare un taxi. Un taxi?
Hai paura di andare in metropolitana? No, è solo che ho finito i biglietti. Non pensi che è sicura, vero? Non sembri il tipo che se la sa cavare in una rissa. Mi hanno ferito una volta. Davvero? Puoi giurare che stavolta ti andrà anche peggio. Volete qualche spicciolo? Ci stavi cercando? Eccoci qua. Ehi, ragazzi, come state? È tanto che non ci vediamo. Siamo amici, vero? Sì, lo so, prima non vi ho dato molti soldi e voi avete menato le mani, è giusto, ma non ce l'ho con voi. Ma adesso mi dovete aiutare, ok, amici? E questi mi vogliono ammazzare. Sì. E sapete cosa c'è nell'ambulanza? Droga. Hanno la morfina, l'eroina, hanno un mucchio di aghi nuovi. Sì, proprio così. D'ora in poi non dovrete dividervi lo stesso ago. Andate a prenderli, su. Lo volete uccidere? Andate via, non vi appicciate. Ehi, questa è la tua zona, amico. Gli permetti di parlarti così a questo sacco di merda? Dagli un calcio nel culo, coraggio. Chi sei, un fifone? Zitto. Tu permetti che diamo un'occhiatina, vero? Sì, bravo. Ragazzi, guardate, hanno tutto lì dentro. Bravo, così, colpiscilo, dai, forza, colpiscilo, dai, bravo. Così, così, forza, ragazzi, non vi fermate, colpiscilo. Caccia, non vi fermate, colpiscilo. No, non mollate. Ma cosa fate? Non mollate, non lasciate portare via. Aiutatemi. Mi ammazzerò! No! Oh mio Dio! Oh mio Dio, aiutami! Oh mio Dio! Oh Dio!
Una spazzatura. Un'altra spazzatura. Devo liberarmi. Devo liberarmi. Marella. Sta entrando lì dentro. Ehi, amico. Ehi, dov'è Otello? Cosa? Chiami la polizia. La chiami. Deve chiamarla, ha capito? La chiami, mi ascolti. Mi ascolti, chiami la polizia. Lei deve chiamare la polizia per me, sono in pericolo. La chiami, per favore. La chiami. Qui non si può entrare. Vada via, vada via. Aspettami all'ambulanza. Ok, signorino, cosa ne sai di questo? Calma, calma, è tutto sotto controllo, ragazzo. Sono il sergente Petrovsky. Calmati, ok? Poco fa abbiamo beccato un ragazzo con ancora il coltello tra le mani. Siamo sicuri che è lui l'assassino. Tu ci devi aiutare a inchiodarlo, tu devi testimoniare. Andiamo, non possiamo più prenderlo ormai. Ascolta, tu sei il solo testimone che ho e mi devi aiutare. Avanti, a mostrarlo. Rispondi al sergente, visto? Forza! Tu l'hai visto, non è vero? Sarà il mio testimone, non è così? Nessuno ti farà del male. Ehi! Che cavolo fate laggiù? Il cadavere si trova qui! Fate in giro! No, non potete lasciarlo. Portatelo qui. Sta fermo. Buono, nessuno ti farà del male. Laggiù, prendetevi. Sta buono. E andiamo, forza! McCloskey, glielo ripeto, io non so nulla della donna uccisa nel parco, va bene? Io stavo solo fuggendo da quelli là. Quelli là? Chi sono quelli non là? Non vi risulta che ultimamente ho chiamato il tenente Spencer in ufficio? E risponde sempre facendo domande. Ho cercato il tenente Spencer, ma è malato. Non è per niente malato. È scomparso. Non conosco molto bene Spencer, ma dicono che soffre di nervi. Non da uccidersi. Ehi, ma qui nessuno ha mai detto che è morto. Ah, felice di rivederti, Sandy. Ma che cosa ti è successo? Ora questa ragazza vi spiegherà tutto. Agente Malloy, 33esimo. Mi scusi, agente, dobbiamo finire di interrogarlo. Sì, sai, Sandy, sono stato proprio in quella macchina. Aspetta. Mi hanno caricato a forza, ma sono fuggito. Aspetta, questa è l'ambulanza di cui sta parlando. Ecco, è proprio quella, sì, è la mia, l'ho disegnata io. Dov'è la foto? Sì. L'ho persa.
Ma che c'entra questa ambulanza con il cadavere che abbiamo trovato nel parco? Proprio un cavolo di niente, stupido. Ne parleremo più tardi. Ehi, senti, ho scoperto che uno di quei farabutti si chiama Vinny o Vint. Posso parlare con lui? Come hai scoperto questo nome? E sono riuscita a frugare in una loro borsa e tra la roba che è saltata fuori... Joshua, sì. Adesso calma. Ok, è successo questo. In un giubbotto blu con bottoni dorati e una scritta sulla tasca sinistra. Sì, era sulla parte superiore della tasca sinistra e c'era scritto sì. V-I-N-T. Venga. Che c'è? Lei è molto affezionata a questo ragazzo, vero? Che cosa vuol dire con questo? Voglio dire che per me è un potenziale testimone di un grave omicidio. E lei non può sottrarmelo. Altrimenti sarò costretto a raccontare al suo capitano che lei se ne va in giro a perdere tempo dietro a un bel giovanotto. Vorrebbe dare un'occhiatina a questo stampato. 11 persone diabetiche, tutte denunciate come scomparse nelle ultime 2 settimane. Lo guardi. Sì, adesso ricordo dove ti ho visto prima d'ora. Jacket. Ti assomiglia a Jacket, lo sai? Chiudi quella boccaccia di merda. Ehi, McCloskey, questo si è impazzito. Questo maledetto Jacket mi perseguita fin dai tempi della scuola. Mi sono stufato. Quindi se non vuoi perdere i tuoi denti faresti bene... Adesso basta, calmatevi. Ha cominciato lui. Questo non è di mia competenza. E comunque lei non può intromettersi nel mio lavoro. Senta, mi lasci da sola con lui per un minuto e poi sarà... Ma è già tutto mio. Già. Avanti, ma faccia in fretta. Grazie. Scusateci. Scusateci? Hai detto V-I-N-T. È tutto quello che ho visto, ma sono sicuro, Sandy, che quella è soltanto una parte del nome. D'accordo, controllerò 3 documenti dei venditori di auto usate, gli atti di vendita e i passaggi di proprietà. Bene, hai avuto qualche notizia di Spencer? No, sono veramente preoccupata. Ah, Sandy, mi fai male. Ok, basta così. Io vado, stai tranquillo. Cosa volete fare con lui? Lo terrò qui per il confronto. Sono sicuro che ha visto il cubano che ha commesso l'omicidio. Prima o poi lo ammetterà. Lei insegua pure la sua ambulanza. Grazie per la sua collaborazione. Ehi, Sandy, grazie. E stai attenta. Ok. Ricominciamo tutto da capo. Cosa facevi nel parco? Me li concedi 2 minuti con questo buffone? Senta, McCloskey, lo ammetto, io non sono molto fisionomista, ma questo tizio assomiglia tutto a Jacket. Me ne occupo io. Bene. Sono azzurri. Lei è in salute, mi dispiace che debba morire. Ti sopravviverò, figlio di puttana. Non meriti di vivere a lungo. Ma pensi che la morte non ti toccherà? E vattene a fare in culo, farabutto! Mi sembra che lei non stimi i medici. Questa sua mancanza di fiducia è assolutamente priva di fondamento. Qui stiamo facendo degli esperimenti per il bene di tutta l'umanità. Esperimenti? Ah, lei rapisce questa gente per fare degli esattamente esperimenti? Esattamente così. Mandiamo i diabetici a decine di cliniche mediche della costa orientale perché gli esperimenti con gli animali sono insufficienti. E allora si sono resi assolutamente necessari degli esperimenti con cavie umane. E la cosa ti rende molto, vero? Non penserai di farla franca, il mio amico è sulle tue tracce. Quel ragazzo è un sentimentale. Io credo che tenga molto a lei e cederà a tutto pur di salvarla. Avrà già informato la polizia. Un suo messaggio convincerà la polizia che si tratta di una storia inventata. Inventata da un creatore di fumetti. Non gli manderò nessun messaggio, stronzo. Tu! Tu farai quello che dico io. Ti sbagli. Non mi fate paura né te né i tuoi cari scagnozzi. Non ho bisogno di ricorrere alle maniere forti per convincerti. Basta un po' di questo liquido e non avrai più volontà. Oh no, così è sleale. Non puoi farlo. E ti consiglio di non farlo. Davvero? Figlio di puttana, cosa stai facendo? Quando ti sveglierai ti assicuro che non opporrai la minima resistenza. No! Non voglio dormire, voglio rimanere sveglio, non voglio dormire. Non riuscirai a farmi addormentare. Io sono molto più forte delle tue droghe, professore del... Cavolo!
sono azzurri. Vecchie automobili. Pad. Packard. Hudson. Oh, 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 merda, accidenti. Oh, oh, che casino. Guarda qua. Vint. Non è una persona. È un locale. Prego, si accomodi. Grazie. Venga. McCloskey, chi è al telefono? Pronto, McCloskey, mi ascolti. Sono l'agente Mellor. Oh, ancora lei. Cos'è tutta quella dannata musica? Mi trovo al 22 di Berg Street, al Club Vintage. Credo di essere in pericolo. Beh, cosa c'è di così pericoloso in una discoteca? Sicuro. Ho sentito benissimo. Ehi, Becker. Devi saperci proprio fare con le ragazze. Ah, certo. Il tuo angelo custode è al 22 di Vary Street e ha trovato l'ambulanza. Mi faccia parlare con lei. Mi dispiace, ha riattaccato. McCloskey. Sì, ci vediamo domani. Va bene. Ok. Pronto? Ma perché non volete capire? Se ha trovato l'ambulanza vuol dire che è in pericolo. Vuoi venire giù per l'identificazione? Ah, d'accordo, un minuto. Signori, vi chiedo scusa. L'identificazione per voi sarebbe una grossa perdita di tempo. Volete sapere che cosa ho visto? Sono pronto a parlare. Siamo qui che ti ascoltiamo. Ok. L'individuo che ha pugnalato quella ragazza al Central Park non è affatto il cubano che avete fermato. Vi siete sbagliati. Sono stati due tizi, vestiti da infermieri che dopo il delitto sono fuggiti con un'ambulanza. Io li ho visti quei due. Non ci stai prendendo in giro, vero? McCloskey. Hanno tentato di uccidermi e io ero spaventato a morte. Ma adesso che ho il dipartimento di polizia al mio fianco, non ho più paura di nulla. Identificherò quei farabutti. Quelli dell'ambulanza. Per quale cavolo di motivo non ce l'hai detto prima?
E lo stavo per fare, ma questo tipo, che secondo me non capisce niente, mi ha colpito e in questo modo mi ha spinto ad assumere un atteggiamento di non collaborazione. Ma adesso vi chiedo scusa, scriverò tutto, metterò nero su bianco, giuro. 22 Varick Street. Giusto quello che stavo per dire, 22 Varick Street. Andiamo. Sì. Ho tutto ciò di cui hai bisogno. Che ne dici di venire al mio tavolo? Lei è con me, vatti. No, quando vedo una bella ragazza non mi vuoi sentire. Ho detto che sta con me. Sto con lui, sì. Beh, allora divertitevi. Grazie mille. Di nulla. Dai, balliamo. No, grazie. Andiamo, avanti, solo un ballo. Va bene, solo uno. Sto aspettando un amico. Lo faremo in gelosia. Cosa c'è? Qualcosa non va? Sì, potrei avere dei problemi. Davvero? Che tipo di problemi? Posso aiutarti? No, penso di no. Tu balli molto bene. Ho preso qualche lezione. Dove mi porti? Di sopra, lì c'è meno rumore e possiamo stare più tranquilli. Che cosa c'è su? Delle salette riservate ai clienti più affezionati. Vieni. No, grazie. Ah, vieni. È arrivato il mio amico. Non c'è nessun amico, tu non aspetti nessuno. Cosa vuoi? Calma. Non è permesso ai clienti stare qui. Non sono un cliente. Se non le piace la scelta dei miei dischi, io... Mi passi il microfono. Sono un agente di polizia e ho bisogno d'aiuto. Non dico cazzate, è proprio così. Che vuoi fare? Stai zitto. Okay. State indietro. Non fate scherzi, ragazzi. Forza! Venite muoviti, con me! Andiamo! Azione! Largo! Largo! Fate largo! Mi lasci passare! Ehi! Ehi, senti! Scatenato questo casino. Che è non successo? Lo chiedo. Qualcuno ha sparato dei colpi in aria. Chi? Io. Ehi, hai colpito qualcuno? No. Beh, non è stata una bella trovata sparare in un club pieno di gente. Può dire addio per sempre al suo distintivo. Può dire addio al distintivo. Portarmi di sopra con questo sopra. Ascensore. Andiamo a vedere. Ho dato ordine a tutte le squadre di passare al setaccio questa zona, capo. Non troverete niente, niente di niente. Io salgo, volete venire con me? Quello non lo sopporto. C'è qualcosa basta. Che non va. Niente, va tutto bene. Ah.
Polizia! Uscite fuori con le mani alzate! L'hai trovata? No, non ancora. Stia calma, stia calma. Calma. E cosa facciamo? Berens, sono il tenente McCloskey. Mi trovo al numero 22 di Varick Street, al secondo piano. Ascolta, ho circa una dozzina di persone collegate a bottiglie piene di sangue e cose di questo tipo. Ho bisogno di dottori. Tutto bene? Ha fatto un buon lavoro, agente. Cerca di mandarli subito, mi raccomando. Fossi un animale. Non potranno più farti alcun male, né ora né mai. Puoi stare tranquilla. Volevano trapiantare non so cosa nella mia milza. E nel caso avessi avuto un rigetto, sarei morta. Erano tutti dottori? Non lo so. So soltanto che erano persone orribili. Senza anima. Non bisogna permettere che facciano altro male. Stai tranquilla. Non mi ricordo più come ti chiami. Joshua. Joshua Becker. Joshua. Tu non ti ricordi di me, non è vero? Certo. Certo, mi ricordo. Davvero mi hai cercata? Sì, per tutta quanta New York. E per un paio di volte ci è mancato un pelo che mi uccidessero. Davvero? Sì. Sì, mi ero messo in testa che dovevo salvarti a tutti i costi. Mi faresti un grande favore? Dimmi qualunque cosa. Chiameresti Robby per me per raccontargli che cosa è successo. Robby? Il mio ragazzo. Non andavamo molto d'accordo, ma da quando sono qui ho riflettuto molto. Devo chiamare Robby? Sì, il mio fidanzato. Sta tranquilla, lo farò. Ma certo. Certo. Grazie. Come si chiama di cognome? Powers. Lo chiamerai. Sicuro. Sicuro. Certo. Mi ascolti. Non ricordo bene il suo numero, ma è nell'elenco. Ok. Robby Powers, 74esima Est. D'accordo, ma ora chiuda gli occhi e si riposi. Intanto noi chiameremo Robby. Grazie. Grazie. Come ti senti? Pronto? Non vuoi un telefono per chiamare sì. Robby? Ora veniamo. Non ho bisogno di un telefono. Ehi, Robby Powers! Sì. La tua ragazza ti cerca. Sai no, che ti dico, si fottesse. Voglio andare a dormire. Ti dispiace se lo chiamo io, Robby? Vai pure. Bene. Ci metto un attimo ad ammazzarla. Adesso voi due venite con me. Mi aiuterete a uscire di qui. Andiamo. Accidenti, sembrava un poliziotto vero. Oh.
lì. Zitta. Bravo, bel colpo. Guarda che... Elias! Come va? Accidenti. Sono così felice di vederti. Basta con i convenevoli. Ehi, nessun giornalista, non è vero? Nessuno. Ricorda, ho io l'esclusiva. L'esclusiva. Potrei avere il premio Pulitzer. Sarà tuo. Salve, signor Zaccaria. Io sono Sandy. Ah. E come si sente? Elias. Eh? Come mi sento? Non si occupi di come mi sento. Mi procuri una macchina da scrivere. Solo dopo che si Niente sarà riposato. Niente affatto. Prima scriverò e poi riposerò. Alla mia età non si può mai sapere se muoio stanotte. Ehi, McCloskey! Sono armato e pericoloso! Lo sente? Sergente, questo non è un vero poliziotto. Chi l'ha steso? Io. È vero. Con questo. Mi dica, dove ho già visto questa faccia? Questa è la vita che ho sempre sognato. Te la sei meritata, Josh. Tieni, bevi. Grazie. E facciamo un brindisi. Alla salute di Zaccaria. Alla salute. A Elias. A Elias. Sai, voglio essere sincero con te. Sono un po' preoccupato. Perché? Ecco... Andare a casa e passare la notte tutto solo nel mio appartamento mi spaventa un po'. Potrei fare la guardia fuori dalla tua porta. Saresti più tranquillo? Sì, è una buona idea. D'accordo. Sì, ma se qualcuno per caso, ho detto solo per caso, bada, se qualcuno per caso entrasse dalla finestra, potrebbe sorprendermi nel sonno. Potrei stare accanto a letto e tenerti la mano. Mm-hmm. Mi piace. Sì, mi piace, può andare. Ma se qualcuno mi aggredisse passando dall'altra parte del letto, oppure si nascondesse sotto il letto, o stesse in mezzo alle lenzuola, non pensi che sarebbe meglio che tu fossi più vicino? Potrei stare in mezzo alle lenzuola insieme a te. Vedi? Vedi quella finestra lassù, all'angolo del palazzo? Sì, sì. La vedi? Lì c'è il mio appartamento. Grazie. Ok, dopo di te. Ehi, grazie per il passaggio. Di niente. Ragazzo simpatico, eh? Che giornata. Già. Che c'è? Se te lo dico non ci credi. Cosa? Ho perso le chiavi di casa. Ci credo. Ecco, io credo di averle perse quando quei depisti mi hanno aggredito laggiù, in quel posto d'inferno. Sandy! No! Forza avanti, brutto bastardo! Mi vuoi? Vieni a prendermi, sono qui tutto per te! Vieni a prendermi, brutto figlio di puttana! Coraggio, uccidimi! Non hai scampo. Hai voluto ficcare il naso nei miei affari. Hai mandato tutto all'aria. E adesso pagherai per questo. Sto venendo a prenderti. E cosa stai aspettando, figlio di puttana, brutto stronzo? Avanti! Ti ammazzo! Ah!
Signore, non si muova, stia fermo lì, sta arrivando un'ambulanza. Vaffanculo, vaffanculo! Non sono diabetico. Ci dividiamo l'ambulanza. Oh. Ehi, ma tu stai male. E tu peggio. Sì, ma tu sei bellissima. Può succedere anche a voi. Se seguite una ragazza sconosciuta per la strada.
Ha ha ha.